grazie. Ci sono altri interventi? Niente, io ora due cose. Non parliamo più di sistema MOSE o sistema MOVA, sistema TUR, parliamo se non altro di sistema Veneto. Questa serata ha messo come una carrellata, secondo me molto efficace, delle specificità, delle radicalità di questo sistema nella sua illegalità di fatto, anche se non formale. E da questo punto di vista penso che il pessimismo della ragione che ha espresso Luca vada anche accompagnato a un ottimismo della volontà, nel senso di provare a vedere se nel terreno del conflitto le cose possano in qualche modo spostarsi, come tutto sommato anche in questi anni è successo, perché il fatto che noi adesso abbiamo il vocabolario per raccontare è anche grazie al fatto che ci sono stati dei movimenti, dei comitati, delle battaglie piccolissime, eccetera, eccetera, che hanno profeticamente raccontato quello che stava accadendo, quello che sarebbe accaduto. E da questo punto di vista, stopcorruzioneveneta.wordpress.com, lo ripeto, nel senso che mi sembra che tutto sommato siano 15 questioni che poniamo sul terreno a livello regionale che possono diventare unificanti di quello che può essere un conflitto necessario per ribaltare il tavolo di un sistema che è stato, mi sembra, descritto molto bene. Non è delle deviazioni, non sono delle deviazioni rispetto a un percorso normale, è sostanzialmente la norma costruzione e nascita di un sistema in se stesso, per come si è conformato, radicalmente illegale. E che in questo il fatto che siano assolutamente messi in campo anche sistemi di controllo, sia giudiziario che di tipo amministrativo, c'era questa domanda sulle sovrintendenze, ma al di là delle sovrintendenze ci sono altri istituti di controllo che sono stati implicati dentro l'inchiesta, come la Commissione VAS, come altri, la Corte dei Conti, eccetera, eccetera. Ecco, questa conformazione radicalmente illegale, su questo va costruita un'azione che ribalti il tavolo definitivamente, per anche uscire da un'indignazione che ci condanna alla fine a una certa solitudine, a rimanere spettatori di quello che sta accadendo. Per cui ecco, ribadisco la volontà di, anche dalla serata di stasera, di provare a ricondurre un filo di ragionamento sulle cose e le battaglie da fare. Comunque vi ringrazio, arrivederci e ringrazio soprattutto i relatori.